Ciao a tutti, io sono Sabrina e oggi voglio parlarvi di un argomento che nella mia vita ultimamente sta avendo particolare importanza e di solito cerco sempre di parlarvi di cose attuali ed è per questo che non faccio sempre video, perché non sempre ho cose da dire, quindi sì, ascoltatemi. Allora, di base, sicuramente questo è un concetto che ho già affrontato su questo canale, però noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo maggiormente. Ed è per questo che è stra importante circondarsi di persone positive, che ci vogliono bene, credono in noi, che ci spronano a fare di più e soprattutto persone che noi prendiamo come esempio per migliorare in vari ambiti, non lo so, nella vita quotidiana, nel lavoro, vari ambiti, fate voi. Io sono un po' di mesi che ho appurato di forse non star frequentando le persone giuste, quindi di voler stare da sola, e anche quelle poche persone giuste per me che avevo le ho allontanate, perché appunto, non lo so, pensavo di farcela da sola, ma anche semplicemente di bastarmi e quindi di fare meglio tutto, vivere tutto. Invece no. Invece siamo animali sociali, devo accettarlo, e ha assolutamente senso avere attorno a noi persone e circondarci di persone che ci piacciono. Negli ultimi anni, cioè da quando ho finito il liceo in realtà maggiormente, io ho allontanato tantissime persone che frequentavo, non so neanche io perché, cioè magari in quel momento mi ci trovavo anche bene, però poi in realtà erano persone che mi buttavano giù, che stavano sempre a criticarmi, che non capivano quello che facevo, quello che volevano fare, che non rispettavano i miei ideali, anche banalmente, non lo so, non buttare la cicca per terra. Poi col tempo ho capito che le persone non sono tutte così e ci sono persone più adatte a noi, persone meno adatte a noi, semplicemente non dobbiamo riempirci di persone giusto per colmare le nostre giornate, per non soffrire la solitudine, per avere qualcuno con cui fare le cose, perché le cose si possono fare benissimamente anche da soli, assolutamente, anzi io sono una grande sostenitrice di fare le cose da sola e quando posso le faccio, ma non perché non ho nessuno con cui farle, semplicemente non mi viene neanche in mente di chiedere a qualcuno di fare le cose con me, perché magari sono semplicemente cose che io voglio fare da sola. Che ci sono effettivamente cose che io preferisco fare da sola. Devo sbrigarmi, comunque. Mi hai chiamata? No. Ciao. Ho pochissimo tempo, raga. Però io volevo assolutamente fare questo video adesso. E quindi niente, anche... cioè, non dobbiamo per forza riempirci di persone giusto per colmare il nostro vuoto, la nostra vita, cioè cerchiamo sempre di avere stimoli positivi anche per quanto riguarda le persone che seguiamo sui social, cerchiamo di seguire soltanto persone che possono effettivamente darci qualcosa, anche un minimo di ispirazione, però non persone che ci buttano giù. E questa è una cosa che in realtà si sente un sacco ripetere in giro, cioè di fare decluttering digitale, e io sinceramente mi dispiace, ma certe volte smetto anche di seguire persone che effettivamente conosco, perché boh, le loro storie, non dico che non mi trasmettono niente, mi trasmettono negatività, e quindi è quello che dovete smettere di fare, stare con persone che vi buttano giù. Non sono indispensabili, cioè, mi dispiace un sacco se sono i vostri amici del liceo, i vostri cugini, le persone con cui siete cresciuti, le persone che vedete ogni giorno, purtroppo, che siete costretti a vedere ogni giorno. Cioè, semplicemente c'è quel rapporto di tranquillo, di non rivalità, diciamo, perché comunque a me non interessa essere, cioè essere in disaccordo con qualcuno. Però magari non so neanche le persone che mi verrebbero in mente se dovessi fare un viaggio, se dovessi, non lo so, invitare da qualche parte. Va bene, cioè, nel senso, non vi preoccupate di perdere qualcuno, perché alla fine le persone più importanti della vostra vita siete voi. La vostra vita è questo fantastico film e gli altri sono comparse o sono personaggi secondari. Avete presente tipo le serie TV
In qualche episodio c'è un personaggio nuovo che poi non si vedrà mai più. E però quel personaggio ha caratterizzato quelle puntate. E era un personaggio anche importante magari, che si pensava sarebbe rimasto. E poi no, magari vi eravate pure affezionati a quel personaggio, vi ci rivedevate. Però, cioè, capito, alla fine è il protagonista che va avanti nelle puntate successive. Voi siete il protagonista della vostra vita, del vostro film. Non fa niente, gli altri personaggi sono di contorno. E ora io non sto dicendo che non avete bisogno di nessuno, perché assolutamente è quello che ho detto all'inizio, gli esseri umani sono animali sociali, quindi hanno bisogno delle altre persone, ma avete più bisogno di voi stessi e della vostra stabilità mentale, della vostra felicità, del vostro progresso. Se queste persone ostacolano il vostro progresso, non dico non vi diano niente, ma proprio lo ostacolano. Perché magari, cioè, io sono la prima a, quando ho un'idea, quando voglio fare qualcosa, non dico niente a nessuno, perché cioè, nella mia vita sono sempre stata abituata a essere buttata giù, a quindi ripensarci sulle mie scelte, a non poterle eseguire a volte, a comunque venire demotivata dagli altri, dall'opinione altrui. Cioè, se questa opinione altrui mi limita e limita le cose che io voglio fare, allora io preferisco farle, sbagliare, ma non essere influenzata dagli altri. Mi sto alterando, ma in realtà, cioè, è soltanto per farvi arrivare il concetto, perché è una cosa veramente importante secondo me. Cioè, noi non ci mettiamo al primo posto, pensiamo sempre agli altri, a, non lo so, magari questa persona non potrà sopravvivere senza di me. E vabbè, raga, ma voi? Cioè, mi sembra un po' più importante. Sono in ritardissimo, devo mettermi le scarpe. Forse continuiamo dopo. Oppure, no, alla prossima.